Questo è il tempo favorevole, il momento dell'impegno concreto, di uscire in diverse ore del giorno per andare ad incontrare quanti sono in ricerca del Signore. Papa Francesco lo dice in aula Paolo VI a 2000 tra laici, sacerdoti e religiosi di tutto il mondo impegnati nella pastorale e chiamati dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione a confrontarsi sul progetto pastorale dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ci sono tante persone stanche e sfinite nelle tante periferie esistenziali dei nostri giorni, ricorda il Papa, che attendono la Chiesa, attendono noi. Come condividere con loro l'esperienza della fede, l'amore di Dio, l'incontro con Gesù? I segni dei tempi, spiega Francesco, ci dicono che chi soffre chiede alla Chiesa di essere segno della vicinanza e della misericordia del Signore. Ma davanti a tante richieste noi corriamo il rischio di spaventarci e ripiegarci noi stessi in atteggiamento di paura e difesa. È la tentazione della sufficienza e del clericalismo. Il Papa e Padre Marco Rupnik, relatore al convegno, come Francesco Botturi e l'Arcivescovo Fisichella. Quel codificare la fede in regole e istruzioni, come facevano gli scribi, i farisei e i dottori della legge del tempo di Gesù. Avremo tutto chiaro, tutto ordinato, ma il popolo credente è in ricerca, continuerà a avere fame e sete di Dio. E io penso che oggi noi dobbiamo far vedere al mondo che siamo redenti, non che siamo eroi, che siamo perfetti, che siamo una chiesa organizzata e non so che cosa. No, che siamo redenti perché questa è la bellezza. La bellezza non è tanto nell'arte quanto nell'arte della vita tra di noi. Nei gesti di apertura, di attenzione, di tenerezza, di accoglienza. E quando questi gesti saranno veramente il contenuto della nostra vita, lo esprimeremo anche nell'architettura e nell'arte, ma altrimenti tutto diventa una decorazione inutile. Ho detto alcune volte che la Chiesa mi sembra un ospedale da campo. Tanta gente ferita, che chiedono da noi vicinanza, che chiedono di noi quello che chiedevano Gesù, vicinanza, prossimità. Pensare che l'uomo è un essere che si fa incontro, a cui l'altro è indispensabile, e facendosi incontro, ecco, se c'è questo luogo dell'incontro, in qualche modo proprio è l'umano, allora si capisce che anche la tenerezza, la compagnia, la condivisione, eccetera, non sono atteggiamenti, diciamo così, di buona volontà, vuol dire sentimentali, direi così, o volontaristici, ma sono proprio l'assumere l'umano, come rendendosi conto che se non c'è questa dinamica, non si vive propriamente l'umano, si vive qualcosa di degradato rispetto all'umano. Una pastorale senza preghiera e contemplazione non potrà mai raggiungere il cuore delle persone. Si fermerà alla superficie senza consentire che il seme della parola di Dio possa attecchire, germogliare, crescere e portare frutto. Ci chiede in una parola la conversione, una conversione personale e una conversione pastorale. Più convertiamo noi il nostro cuore, la nostra mente e più i nostri occhi sono capaci a riconoscere le esigenze reali di chi ha bisogno di Gesù e più anche le nostre strutture si modificano e invece di diventare un impedimento diventano uno strumento reale per poter andare incontro a tutti.